Ripeto che per chi vuole firmare per il referendum, vada a firmare per piacere. Là in fondo sulla cancellata vedete la mostra di fotografie che l'anno scorso hanno fatto dei meravigliosi ragazzi in questo workshop, non sono capace di dirlo, di fotografia. Quando finirà questa giornata, le fotografie sono a disposizione per chi vuole portarsele a casa, potete staccarle e portarvele. Non vi picchiate per prenderle però, mi raccomando. Le mie mamme... Madri per Roma città aperta. Ciao a tutte e tutti, siamo il comitato di Madri per Roma città aperta. Ieri abbiamo partecipato all'incontro sulla Costituzione organizzato da Music for Peace e hanno partecipato e portato il loro contributo Rosa, la mamma di Davide Cesare, ucciso dai fascisti a Milano nel 2003, e Stefania, la mamma di Renato, uccisa a Roma nel 2006. Abbiamo ripercorso un filo rosso che dalla morte di Carlo Giuliani per mano delle forze dell'ordine e il successivo massacro di tanti cittadini pacifici lega una catena di violenza e aggressioni giunta fino ad oggi e che ha dilagato in tutta Europa. Il clima aggressivo e violento portato avanti da gruppi che si sono dichiarati fascisti del terzo millennio è rimasto attivo e continuo, accompagnato negli ultimi anni da una parallela conquista delle istituzioni da parte di partiti e persone che provengono dallo stesso terreno politico-culturale, razzista, intollerante, fautore di ogni tipo di odio razziale, di genere e politico. La domanda che ci ponevamo ieri era: ancora antifascismo? Quale antifascismo? Mai come ora l'antifascismo va praticato, va reinterpretato, rinvigorito, arricchito di centinaia di sfumature espresse da mille resistenze quotidiane, come quelle contro ogni guerra, contro ogni razzismo e quelle dell'accoglienza e dell'inclusione delle tante diversità e divergenze della nostra società. Va praticato tutti insieme, in modo vario e colorato, come fu quello di Genova nel 2001, che si ribella e lotta per i tanti diritti negati nel nostro paese e nel mondo. Diritti di resistenza all'oppressione e alla repressione, diritto di tornare a casa dalla giornata di lavoro, diritto per ogni donna di scegliere se amare chi vuole, non amare più, volere un figlio o meno. Diritti ad avere libertà di sognare e desiderare un mondo migliore per sé insieme agli altri. Questi sogni avevano nel cuore, sulle labbra, nelle mani, Carlo, Davide, Renato, Clemon, Carlos, Pavlos, Alexis, quando polizia, fascisti e istituzioni che non hanno mai voluto tagliare i loro legami con il regime fascista spezzarono le loro vite in un tempo che viene detto ipocritamente di pace. E vogliamo chiudere con un grazie enorme del nostro comitato ad una madre, un padre, una sorella, una famiglia come altre che ci indicano intensi, originali percorsi di antifascismo, pieni di ribellione e di amore. Famiglie che hanno praticato e continuano a praticare una resistenza ostinata, che forse non sparerà un colpo, ma che fronteggerà come nel 2001 i potenti della terra e il fascismo suo strumento di morte. Grazie. Approfittiamo per salutare Heidi. Un bacio Heidi, guarisci presto e torni insieme a noi. E ciao a tutti, sono la madre di Renato. Per me venire a Genova significa riprendersi, diciamo, la memoria, ma più che la memoria, proprio la vita dei nostri figli. La vita di Carlo, la vita di Dax, di Valerio,
uccisa a Roma e di tutti quanti, chi purtroppo se n'è andato per violenza, odio fascista. Perché riprendersi la vita significa camminare, significa avere un obiettivo, una speranza, una voglia, una ricostruzione, perché la vita è ricostruzione, perché bisogna andare avanti anche se sei spacciato da un dolore fortissimo. Non bisogna mai indietreggiare, bisogna avere sempre la forza di quell'amore dirompente. Genova rappresenta tutto, Genova ha rappresentato per noi la fine, uno spartiacque proprio. Lì è terminata, diciamo, quella parvenza di democrazia che pensavamo di avere. E i nostri figli erano tutti quanti qui. Io per i nostri figli intendo sia i figli di sangue che i figli acquisiti, diciamo, chiaramente acquisiti dopo, maggiormente con determinati eventi drammatici. Io che altro vi posso dire? Niente. Però voglio ricordare i nostri ragazzi andati per un odio, una violenza accecante che ha armato delle mani bastarde, ma voglio ricordare, per la prima volta lo faccio, anche le madri che siamo stati su questa piazza, le madri che hanno detto no, che hanno seguitato a lottare, che si sono riappropriati, che sono state ripartorite dalle idee di questi figli, e in particolare in questo momento ad Heidi, se gli facciamo sentire per favore un saluto ad Heidi, registrate, un abbraccio, ci siamo noi per te Heidi in questo momento, che ti amiamo, che sei una di noi. Anzi, a me personalmente mi ha insegnato come camminare. La prima volta che ti vidi nel 2006, appena successo di Renato, mi hai detto: il dolore non andrà mai via, ma puoi fare una cosa, camminare sempre. E così ho fatto. Grazie Heidi.